Come straniero a se stesso e al teatro, Sandro Lombardi è solo, attore lontano dal teatro delle imitazioni, dal capriccio dei personaggi, dalla vanità dei ruoli. Commediante per errore della natura, non si presta al malinteso della comunicazione o alla contraffazione dei caratteri. È chiuso nell'involucro della sua presenza, un'impronta rivolta all'esterno che nessuna maschera o trucco può imprigionare. Un anno dopo l'arresto di mio padre, mia madre ottenne il permesso di andarlo a trovare nel lager. Prendemmo il trenino fino al capolinea. La ferrovia saliva a zigzag e passava davanti a una segheria che emanava un profumo di legno fresco. Tutt'attorno i campi erano incolti. Finalmente ci trovammo davanti al grande cancello di rete metallica e aspettammo che portassero mio padre. Li vidi avvicinarsi sul viale ghiaioso. Mio padre, più si avvicinava, più rallentava il passo. Non ci aprirono il cancello, così lui non riuscì neanche a darci la mano. Mi dovetti schiacciare contro la rete per vedere intera la sua faccia magra. Era molto pallida. Non riesco a ricordare che cosa dicemmo. Isola l'attore, lo separa dal pubblico, lo lascia sospeso tra due finzioni, mentire, recitare. Cette radio diffusion